secondo giorno di Fluid Logistica, siamo nello stand di Piazza Italia, quello gestito da CSO, e siamo con Patrizio Neri, presidente della Kiwigold. Buongiorno, in questa occasione abbiamo per la prima volta riunito i rappresentanti di tutta la produzione mondiale del kiwi, che rimane sotto la sigla di un'organizzazione che si chiama ICO, International Kiwi World Organization. Abbiamo fatto, dicevo, per la prima volta una riunione nell'occasione della fiera per fare il punto della situazione della vendita e del destoccaggio del kiwi dell'emisfero nord, e abbiamo avuto le prime informazioni per quanto saranno le produzioni dell'emisfero sud. L'ICO generalmente si riunisce a settembre, quest'anno toccava l'Italia organizzarlo, si riunisce a settembre tutti gli anni in un paese diverso, in un paese produttore. Il prossimo anno toccherà la Nuova Zelanda organizzarlo, e proprio dall'Italia è venuta fuori l'idea di fare una riunione in occasione della fiera per fare il punto della situazione, che a settembre non si può fare perché il prodotto è ancora da raccogliere. Vogliamo dare un po' di cifre, un po' di numeri? Dunque, le cifre e i numeri sono un destoccaggio più o meno in linea ai budget, quindi nell'emisfero nord si è venduto circa il 40-45% del prodotto, quindi ne rimane il 55-60% da vendere. Per quanto riguarda le produzioni, e questa è una novità perché appunto ce l'hanno appena detto, le produzioni dell'emisfero sud, abbiamo una situazione abbastanza stabile di produzione sia in Cile che in Nuova Zelanda, e fortunatamente per l'emisfero nord non un anticipo come l'anno scorso, ma un leggero ritardo in Nuova Zelanda, una situazione normale in Cile, e quindi ci permetterà, questo speriamo, di avere in Europa il prodotto dell'emisfero sud una settimana più tardi di l'anno scorso, e questo ci permette di avere una settimana in più di vendita del nostro prodotto. Per quanto riguarda l'Italia e i produttori di kiwi italiani? Per quanto riguarda l'Italia, noi abbiamo un miglioramento delle vendite, dei prezzi di vendita rispetto all'anno passato, un miglioramento che però non è sufficiente per le aspettative che la produzione aveva, perché purtroppo la crisi mondiale si fa sentire. C'è sicuramente un miglioramento rispetto all'anno passato, ripeto, però non in linea con le aspettative. Se lei dovesse fare una domanda a Paolo De Castro. A Paolo De Castro una domanda, è una domanda che obiettivamente forse non è difficile da ottenere, non è facile da ottenere. La domanda è che noi dovremmo non chiudere il nostro mercato perché è improponibile, però lasciarle lo spazio adeguato alla vendita dei nostri prodotti. Con la Nuova Zelanda, soprattutto col progetto START, che non è neanche tanto chiaro, e glielo continuiamo a chiedere ma non è chiaro come lo stanno sviluppando, il progetto START li fa entrare nel mercato europeo troppo presto.